Vi chiederete dove sono, viste le montagne completamente diverse da quelle delle nostre Alpi. Ebbene, sono in Sardegna, in vacanza, però anche qui non mi faccio mancare i miei trekking. Oggi sono in zona Supramonte di Oliena perché vorrei provare a salire la Punta Cusidore, una montagna simbolo dell'alpinismo sardo, che possiamo vedere già qui. Eccola lì. L'itinerario di oggi prevede un anello che sale dalla sorgente di Sugologone e percorre questo sentiero che è il 406 per arrivare alle pendici della montagna. Da lì ci sarà un passaggio leggermente alpinistico per salire in cima e poi il ritorno lo effettuerò per questa dorsale qua, questa lunga dorsale, tutta in cresta, che mi riporterà al punto di partenza. Oggi si preannuncia una giornata molto calda, ma bella, perché comunque siamo all'inizio dell'estate, forse oggi è il primo giorno d'estate, e quindi mi sono portato il mio zaino pesante con le scorte d'acqua, perché qui, in questa stagione, meglio non rischiare. Adesso proseguo, il sentiero qua passa in un boschetto. Dovrebbe tagliare tutto il versante, taglierà tutto così, arriverò sotto là per infilarmi in quel canale che si vede e poi da lì vedrò come sarà. Bene, mi rimetto in cammino. Ecco, sto già sudando copiosamente, nonostante il sole non mi abbia ancora raggiunto. Ecco, una cosa da tenere a mente, quando si viene a camminare in Sardegna in questa stagione, oltre al discorso dell'acqua, bisogna anche, quando si guardano i numeri, che si vedono i dislivelli, le lunghezze, non lasciarsi ingannare, perché un'escursione come questa, da 1000 metri di dislivello, per, non so bene la lunghezza, 16-18 km di lunghezza, è come il dislivello è come se dovessimo raddoppiarlo a livello di dispendio energetico, perché per il calore, il tipo di terreno, è tutta un'altra cosa. Rispetto alle Alpi c'entra ben poco. Quindi anche le gite da 500 metri di dislivello è come se fossero da 1000. Per cui questa cosa è molto importante perché ho già provato ad arrivare con comunque un buon allenamento a certe gite qua in Sardegna e mi sono ritrovato un po' spiazzato. Quindi occhio. Ed ecco la bianchissima parete della Punta Cusidore, la cima è lì. Io penso che debba attraversare lì sotto e salire così. Qui c'è tutta la vista sulla piana di Oliena. Sono quasi al sole. Adesso qua in alto ci sono tutti dei ghiaioni. C'erano dei segni rossi che andavano su, forse arrivano all'attacco di qualche via d'arrampicata.
Ecco le indicazioni, sono a Iscale Sovana, la seconda tappa. Adesso devo andare ad Orgoi. Da Orgoi poi si salirà alla Forcella. Eccomi sotto la punta. Ovviamente da qua non è possibile salirla. Devo fare un aggiramento e passare dietro. Lì si vede tutta la strada che ho fatto. In fondo, fino là in fondo. Qui si vedono le scale che fanno parte del sentiero. Devo scollinare là, poi girare intorno qua e la punta è lì. Sono sbarcato in un bel pianoro, quella è la Punta Sos Nidos, che è una delle più conosciute qua in questa zona del Supramonte. E io dovrò salire lì, dovrò capire bene dove, che lì è la Punta Cusidori. E qua è da dove provengo. Qui c'è un pinetto, una delle tipiche costruzioni sarde. Sono arrivato a Interiscalas, manca poco Orgoi. Ecco, alpinisti in parete.
questo è un po' più alla piana di Orgoi, lì c'è il suo pinetto, un po' più malandato rispetto all'altro. Adesso qua c'è la punta Cusidora, io dovrò fare un giro, non so bene dove si, ma c'è un punto in cui si sale e adesso andrò a cercarlo. Superata la piana di Orgoi si apre tutto il vallone dalla parte opposta e qua devo cominciare a arrampicare un pochettino, ci sono le prime roccette. Superato un primo salto, vedo che più o meno di qua si sale dappertutto, ripido, ma adesso proviamo ad andarsi in questa direzione. Ecco, mi sono salito un po', adesso taglierò sopra lì e farò un traverso e arriverò alla base lì. Ok, qui c'è un ometto e là ce n'è un altro, quindi sono giusto. Adesso proseguo in traverso qua, poi a un certo punto dovrò piegare su a destra. Per fortuna si alza un po' da dietro. Adesso sono qui sotto il canale. Lì ci sono dei resti di scale, sembra, da qui. Penso che poi devo infilarmi in quel canale lì sulla destra, che è l'ultimo pezzo. Ok, sono alla base del canalino. Qui c'è un po' di legna di ginepro secca. Adesso io devo salire in quel canalino qua. Vedo un po' se aggirarlo qua sopra, o magari prenderlo direttamente. Ok, sono fuori. Beh, bello verticale. Ecco qui il canalino fatto salire. E adesso ormai mancano pochi passi. Eccomi qua. Ecco l'ometto della punta Cusidore. Non è stato difficilissimo, c'è un passaggino, quel canalino lì. Per il resto si fa. Ho fatto bene a farlo in salita perché in discesa non è che mi vada molto di farlo. Anche se è fattibile. Lì abbiamo la punta Sos Nidos. Qua dietro il monte Corrasi, lì la punta Sapruna, ecco questa è
la cresta che dovrò fare il ritorno, tutta lì e poi giù fino a Sugo Logone. E lì si vede la costa nella foschia. Questa parte, mamma, il panorama vastissimo da qua, su tutta la piana, là in fondo sul Monte Albo, tutta la catena. Bellissima giornata, ma molto molto calda. Qua c'è una bella arietta. Ecco, là sotto è da dove sono arrivato io, sono salito di qua e poi ho preso la cresta qua. Ho lasciato la cima e sto cominciando a percorrere la cresta, il percorso è evidente, poi bene o male di passo in passo si capirà dove passare. Meno male che qua in cresta c'è comunque aria e si sente meno il caldo. Ecco la cresta fatta finora. Ed ecco. Cosa manca? Devo salire su quell'elevazione là, poi scendere al di là. Speriamo che ci sia un po' d'ombra. Al di là qualche boschetto, perché qui... No, vedo degli alberi là, qualche leccio. Vedo se mi posso riparare lì un attimo. Si intravede il sentierino a ritroso. E qui... Adesso sono... Sto salendo in direzione della cima Francugneddu. Il terreno qui è molto impervio, ecco tutta la strada fatta, di qua proseguo ancora, speriamo di entrare nel bosco così c'è un po' più d'ombra. Mi sono fermato a riposare sotto questo ulivo, qui si vede un segno bianco e rosso sbiadito. Il sentiero praticamente non esiste, non è altro che un'immonda pietraia che scende con degli ometti ogni 5 metri che ti fanno capire dove andare e non sempre si capisce. Lì ce n'è uno, quindi terreno molto molto faticoso. Come dicevo all'inizio del video riguardo all'escursione in Sardegna, mai prendere alla leggera questo tipo di percorsi. Più arida del deserto. Vabbè, non potevo aspettarmi di trovare l'acqua. Ora sono sulla strada, finalmente. Le fonti,
su Gologone. Allora, eccomi qui, praticamente liquefatto. Sono riuscito ad arrivare alla macchina. Mi sono fermato a un baretto lì alle sorgenti a prendere una bottiglietta d'acqua, che la mia ormai era in brodino. Gita che ho apprezzato a metà, per via del gran caldo, veramente caldissimo. E terreno molto sconnesso al ritorno. Di contro un panorama stupendo su gran parte della zona, tutta la costa, le montagne di Sopramonte, davvero bello. E anche il percorso in sé è bello, anche se, la traccia è molto sconnessa, poco visibile. Il GPS è stato molto d'aiuto, quindi gita non per tutti. Lunga, molto lunga, in questa stagione non so, non troppo consigliata. Mi sa che la gita, quella che avevo in programma per ne avevo in programma un'altra piuttosto lunga, la abolirò. Ne metterò una più corta perché conviene partire presto e terminarle prima, perché nelle ore centrali è veramente una sofferenza. Ok. Ci vediamo, tra l'altro mi si è rotto lo scarpone, scollata la suola all'inizio della discesa, quindi bello. Va bene, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.